adesso piove anche qua dentro. Ci credi che sono col Transalp all'interno di un incredibile base militare e aeroporto sotterraneo abbandonato, il terzo più grande d'Europa. In questo video ti porto con me in un viaggio epico alla scoperta di tre siti incredibili in Croazia. Partiremo da Fiume e visiteremo le cascate Plitvice, delle cascate così maestose da essere patrimonio dell'UNESCO. Poi andremo su un sito veramente misterioso, una base militare abbandonata, il terzo più grande aeroporto sotterraneo d'Europa. Un sito enorme costato miliardi al dittatore della ex Jugoslavia, che poteva ospitare al suo interno, pensate, fino a 120 aerei e resistere ad un attacco nucleare delle dimensioni di quello di Hiroshima. Ma non ci fermiamo qui, ripartiremo dalla base e nella stessa giornata andremo a visitare un canyon incredibile scavato da un enorme fiume a fianco del mare Adriatico. E come sempre vi racconterò la storia e gli aneddoti dei posti che attraverseremo. Ma ora andiamo in moto e catapultiamoci all'interno di una tempesta di pioggia. Vamos! Questa è la situazione, davanti a me c'è l'Armageddon e sono a 5 km da un autogrill. Però aspetto qua sotto al ponte perché davanti a me è veramente un inferno. Ho cominciato ad abbassarsi le nuvole, il cielo è diventato più scuro. Mamma mia, mai visto così tanta acqua. Guarda che roba, non si vedono quegli alberi lì che saranno nemmeno a un chilometro e mezzo. Attenzione, è generato leggermente, adesso piove anche qua dentro. Guardi, si sono fermati tutti. Allora, l'ho presa tutta. A un certo punto, siccome non mi piaceva l'idea di rimanere sotto un ponte, sotto la corsia emergenza, e dico vabbè dai, provo ad arrivare all'autogrill che erano a 3 km. Cattiva idea, tutte le macchine ferme sulla corsia emergenza, stavano andando tutti a 30 all'ora. Mi sono fermato sul ponte dopo, ma c'erano già fermate altre macchine, quindi l'ho presa tutta. Mi sembrava di essere sotto una cascata. A un certo punto era quasi comico da quanta acqua scendeva. Quindi adesso mi sono fermato qua nell'autogrill, aspetto che ancora un po' spiova, ma non è proprio il massimo la situazione, è ancora bella scuretta da questa parte. Vediamo, c'ho ancora 3 ore. Bene, situazione decisamente migliorata, è tornato il sole, meno male. Sono vicino a Trieste, mancano circa 130 km per arrivare a Fiume. Molto bene, molto bene, molto bene. Sembra un altro pianeta con il sole. Adesso mi riposo un secondo e poi ripartiamo. Uscito dall'incubo. Allora, sono arrivato a Fiume, ho preso possesso del mio, tra virgolette, appartamento, che proprio appartamento non è, io lo definirei buco di merda. Adesso vi faccio vedere. Appena arrivo, tra acqua, materiali edili e roba del genere. Naturalmente non c'è un phone nemmeno a pagarlo, abbastanza sporco. E quindi ho gli stivali e qua i guanti dell'Alpine Star in pelle, tutti sporchi. Guarda che quanto sporco mi hanno lasciato perché pioveva tipo tempesta tropicale. L'airbag si è asciugato, che ovviamente non è impermeabile, è il V4 con le maniche, quindi non c'è l'impermeabilità. Grosso errore ragazzi, non fatelo mai, non comprate mai stivali non in Gore-Tex. Ho preso questo appartamento e altri 2 appartamenti, non ho portato la tenda in questo viaggio perché appunto per gestire video, ricariche, robe varie, volevo un po' semplificare e ho prenotato un po' velocemente perché avevo poco tempo, non ho controllato e questo appartamento è veramente becero. Non che me ne freghi granché perché io ci devo solo dormire, non è che ci devo fare mettere su famiglia, però già il fatto che mancano delle cose come l'asciugacapelli, pure per esempio il letto un po' sporco, sono delle robe che non ti fanno iniziare benissimo il viaggio. Questo è un errore che io facevo sempre quando avevo iniziato a viaggiare più di 20 anni fa. Arrivavo in un nuovo paese, volo intercontinentale, e mi infilavo nel primo buco che trovavo, e lì ti stanca tantissimo perché tu appena inizi il viaggio devi stare possibilmente nella migliore condizione. Quello ti influenza tutto il viaggio. Se poi c'hai qualche problemino all'inizio,
ti stanca ancora di più. Quindi consiglio che do a tutti: quando iniziate il viaggio, magari poi risparmiate, poi prendete un buon posto da dormire almeno la prima notte, perché vi condiziona poi, almeno a me, tutto il mood del viaggio. Mo' non è che io sono triste, però sono un po' disappointed, come si dice in inglese. Va bene, comunque domani c'è sole e gli altri 2 giorni c'è sole, quindi quando c'è il sole è tutta un'altra roba. Adesso mi studio un po' la traccia, mi riguardo 2 o 3 robe. Ho trovato la modalità riscaldamento, l'ho messa a 28 gradi di sto condizionatore, quindi spero asciugare un po' di roba. E noi ci vediamo domani in moto. Ciao! Ok, sono pronto per partire, transalto pronto. Fiume la mattina è veramente incasinata, vi ho saltato tutta la parte noiosa di lubrificazione a catena, controllo della moto, ho fatto colazione on the spar, mi sono mangiato 2 pane e cioccolà e 3 tramezzini prosciutto e formaggio, così il pranzo non mi viene fame, e c'ho un problema all'audio della GoPro, quindi non avrò l'audio sul casco purtroppo, non funziona il microfono e ho dimenticato quello di riserva naturalmente, quindi bisogna adattarsi. Vi faccio vedere i paesaggi, oggi giornata pregna di cose perché andremo a vedere una base militare abbandonata, in realtà è un aeroporto sotterraneo con 3 km di tunnel. Staremo all'interno, domani faremo il mare e poi rientreremo per l'Istria il terzo giorno. Vi faccio vedere il più possibile e esploreremo cose pazzesche. Ora vi porto sul casco con me. Vamos! Mi sono fermato velocissimamente qui fuori da Fiume, circa 7 km, c'è l'autodromo di Grobnik, che è famoso perché ha ospitato dal 1978 al 1990 il Gran Premio Motociclistico di Jugoslavia, che faceva parte del circuito mondiale. Pensate, è stato costruito in soltanto 2 mesi. Ragazzi, mi sono fermato un attimo qua perché stavo passando, ho visto una finestra, dico, cavolo, quello sembra uno scoppio di bomba. Poi ho guardato sui muri e ci sono degli spari, questi sono proprio dei segni della guerra che c'è stata qua. Guarda questo palazzo e lì sopra, vedi che hanno tappato tutto col cemento armato, con tutte le schegge? Hanno beccato proprio con una bomba quella finestra lì. E guarda lì sui muri, tutti quei buchi, questi sono colpi di arma da fuoco che non hanno ancora riparato su questo palazzo. I palazzi qua sono tutti abbastanza nuovi in quest'area, fa capire anche quanto poco tempo è passato rispetto alla guerra che c'è stata qua. Impressionante. E questa vecchietta qua che sta a faccia, lei probabilmente era qua durante la guerra, anzi sicuramente. E vi ricordo, ragazzi, che qua la guerra c'è stata dal 91 al 95, quindi parliamo di meno di 30 anni fa, siamo proprio freschissimi. Sono arrivato al Parco Nazionale di Plitvice, finora ho attraversato paesaggi bucolici, non particolarmente interessanti dal punto di vista paesaggistico, morfologico, molto tranquilli, molto carine le casine, sicuramente un paesaggio rilassante, molto bello, però ecco, non particolarmente propenso al cambiamento, diciamo, come magari invece in Italia, che si trovano spessissimo paesini interessanti a vedere. Adesso sono all'interno di questo parco. Pensate, sono 33.000 ettari, ci sono 16 laghi in successione, una cosa veramente spettacolare, e ci sono queste cascate, ci sono 2 fiumi, il fiume bianco e il fiume nero, che poi confluiscono e formano il fiume Corana. Visto che qua siamo tutte in un'area di rocce calcaree, queste acque sono piene di sali calcaree, appunto dovute al discioglimento dei minerali all'interno dell'acqua. Io purtroppo, essendo in moto e vestito da moto, questo è un grandissimo svantaggio della moto, non è che posso fermarmi, lasciare la moto e andare a fare una passeggiata
appoggiato perché creperai di caldo, quindi questo è un po' il vantaggio a volte che si ha girando con il furgone camperizzato. Però io il giro che mi sono proposto oggi è pregno di cose da vedere, fra poco abbiamo la base aerea abbandonata, quindi andiamo anche a vedere quella e non ci soffermiamo particolarmente su ogni sito. Come vi ho detto in altre volte, è meglio fare a volte una toccata e fuga in questi posti e pensare di ritornarci piuttosto che non vederli per niente. Ok, ora sono alla deviazione per la base e mano a mano che ci avviciniamo, perché la base è proprio metà tra Serbia e Bosnia, e aumentano i segni della guerra. Per esempio questo edificio, ci sono tutte delle targhe commemorative di tutti i morti che ci sono stati qua. Se vedete, tante case sono come quella casa laggiù, che sono solo in mattoncini rossi, in foratelli. Sono tutte case che sono state ricostruite chiaramente, e sono state ricostruite dopo la guerra. E qua i segni e gli spari sono ovunque, veramente ovunque. È stato qualcosa, è stato magari qualche bombardamento aereo, perché sono tantissimi nomi di morti. E adesso andiamo a vedere questa base, posti veramente toccanti. Eccomi qua, sono allora arrivato finalmente anch'io dietro al Douglas C-47. Questo bimotore a trasporto tattico, ne vennero prodotti più di 10.000 esemplari, pensate, negli stabilimenti della Douglas, appunto, di Long Beach, Santa Monica e Oklahoma City. Nella sua versione di trasporto truppe venne anche utilizzato durante lo sbarco in Normandia, dove trasportò di tutto, da mezzi, materiali, appunto chiaramente soldati. Questo qui è abbandonato qui ed è adesso una meta assolutamente instagrammabile, turistica, come vedete è pieno di adesivi ed è incredibile, è veramente un aereo enorme. Pensare che comunque è un aereo utilizzato nel 1945. Oggigiorno è una meta assolutamente turistica. Adesso entriamo dentro, vediamo un po' di esplorarlo, vedere se è rimasto qualcosa, ma non credo. Guarda quanti adesivi, è rimasta solo la carlinga. C'è questa sorta di scala per arrampicarsi e ecco qua, guarda laggiù c'è. Guarda che mi tocca fa per vloggare. Guarda qua, sono sull'ala, pazzesco. Ah, qua non c'è l'ingresso. Quindi sono salito sull'ala per niente. Vabbè, dai. Addio, addio. Che mi tocca fare per campà. Guarda che roba. Speriamo che tenga. Guarda qua. Completamente, ovviamente, sventrato. Guarda qua, c'è la cloche ancora. Qua c'è il sedile ancora. Di pilotaggio. Bello strettino qua, però. Hola. Spettacolo. Comunque la carlinga qua dentro è abbastanza alta. Guarda, c'è anche un nido di rondine qua dietro di me. Quale posto migliore per fare un nido se non un aereo d'acciaio abbandonato, in effetti. Direi che la visita si conclude qua, perché non c'è molto altro da vedere qua. Adesso voglio andare a vedere i tunnel sotterranei della base. Guarda qua, c'è ancora tutto il motore, parte del motore. Anzi no, non l'hanno portato via. Questo è tutto il motore radiale. È rimasto tutto qua. Hanno incassato le ruote lì sotto, però i motori ci sono ancora. Ah sì, guarda che si vede qua dall'esterno. Quanti cilindri aveva? 1, 2, 3, 12, 13, 14. 14 cilindri. Correggetemi se sbaglio, non sono esperto in motori d'aereo. Ma veramente non è che capito tutti i giorni vedere una roba del genere. Comunque adesso vanno tutti a sinistra, quindi vado anch'io a sinistra. Andiamo a vedere cosa è rimasto, curioso. Oh, comunque ovunque vai nel mondo c'è sempre una certezza: incontrerai tedeschi col GS, non su, che ne so, un Benelli o che cacchio ne so, una Honda. Tedeschi col GS, matematico. Sono all'interno della base militare di Zeljava, fu voluta dal maresciallo Tito, il dittatore della ex Jugoslavia, e fu costruita in totale segretezza tra il 1957 e il 1965. Pensate che costò 6 miliardi di dollari, non 6 milioni, 6 miliardi, e all'epoca era il terzo aeroporto più grande d'Europa. Costruita interamente sotto la montagna che vedete dietro di me, tra il confine serbo e croato, chiaramente prima faceva parte tutto in un unico paese, ci sono 3,5 km di gallerie enormi sottoterra che potevano ospitare gli aerei. Sono gallerie gigantesche. Aveva 4 entrate in cui gli aerei potevano entrare ed uscire
per accedere alle piste erano protetti con dei cancelli, con delle porte blindate che pesavano, pensate, ben 100 tonnellate. Era costruita appunto per resistere a un attacco nucleare e all'interno c'erano viveri, provvigioni per stare senza uscire all'esterno, senza risorse esterne, per ben 30 giorni. E per darvi un po' di numeri, considerate che questo complesso era studiato per resistere a una bomba nucleare da 20 chilotoni, della stessa potenza di quella che distrusse Nagasaki. Se qua sganciavano la stessa bomba, dentro agli aerei non succedeva niente. Parlando ancora di numeri, poteva ospitare fino a 120 veicoli, come vi ho detto, 1000 persone, 500 meccanici, 200 piloti e altro personale di servizio. Allora, questo è l'ingresso. Tra l'altro qua c'è un Transat 600, quindi vedete la proporzione. Qua era proprio il posto dove usciva l'aereo. Chiaramente la forma è fatta per ospitare le ali e sopra l'alettone dietro, per garantire la stabilità dell'aereo. Adesso, appena ci si avvicina, si sente proprio il cambiamento enorme di temperatura, perché si è proprio dentro le viscere della montagna. C'è anche un po' di nebbiolina che viene fuori, adesso questo prova a entrare, ma operazione abbastanza rischiosa perché dentro ci sono pezzi di vetro, potrebbero esserci chiodi, pezzi di metallo. E comunque adesso io entro per farvi vedere un po' la proporzione tra la mia statura e la grandezza. Poi avete visto passare la macchina. Più avanti è inutile addentrarsi perché è completamente buio. Parliamo di dimensioni gigantesche questo posto. Naturalmente entrava molto più dentro. Parte della base è stata fatta saltare in aria anche per recuperare il materiale. Poi c'è stata la guerra, quindi sono passate varie vicende da qua. Comunque questo posto dai brividi. Giù è buio pesto. Adesso con la macchina vedo, ma io a occhio nudo non vedo, laggiù io per me è buio completo. Là c'è il Transalp in fondo, veramente un posto spettrale. Pensavo ci fosse più gente, invece sono due con la moto e sono appena andati via. E da qua uscivano gli aerei, ragazzi, immaginate che roba, pazzesca. Pazzesca, che strutture, considerate che era completamente segreta. Cioè questi hanno costruito sta base per più o meno 10 anni, un pochino meno, nel completo segreto, 6 miliardi di dollari. Altro dettaglio, che ogni tot c'era proprio una calotta rinforzata per attutire proprio il colpo delle esplosioni nel caso di attacco nucleare. Ok, ora riparto, delle altre cascate da vedere, poi un canyon, poi si va sulla costa, quindi giornata pregna. Sono le 2:48, non so se ce la faccio, arriverò tardissimo, ma queste cose mi piace fermarmi un attimo per documentarvele, perché sono sicuro che sono posti che magari non tutti verranno e spero che possiate apprezzare comunque di vederli in video. E come sempre vi auguro che questi posti in cui io vado ci possiate andare anche voi. Ora risaliamo in moto, vamos! A vedere queste cascate, ero un po' dubbioso se fare questa deviazione di 25 km, ma sono veramente incredibili, vale davvero la pena. Adesso voglio avvicinarmi un po' di più e vedere di persona. Tra l'altro mi ero infilato in quella strada lì, tutta ciottolata, c'era divieto di ingresso, non a caso ci ho messo un quarto d'ora a girare la moto. Assolutamente la pena la deviazione. Poi la valle dentro è super selvaggia. Questo sarebbe bello farlo in rafting. Bellissimo fiume. Il nome delle cascate adesso te lo dico, perché qua sono tutti i nomi che possono sembrare delle password. Cascate Strbacchi. Strbacchi. Potrei utilizzarla come password. Bene, adesso direzione costa e andiamo verso il canyon.
Ma mi sono fermato un attimo qua ad ammirare questa vallata bellissima. Guarda che spettacolo. Laggiù ovviamente c'è la mia acqua che mi aspetta quotidiana, perché anche oggi è giusto che io prenda acqua. Ma guarda che ambiente, che strada. E considera che è un'ora almeno che non incontro macchine. Ma zero, eh? Cioè, no, aspetta, un trattore Ursus ho incontrato. E questa valle è una roba incredibile, perché sembra quelle praterie americane. Guarda, non ci sono insediamenti umani, zero. Sembra una valle completamente vergine, come potevi, non so, trovarla 100-200 anni fa. Guarda che roba. Bellissima. Mi sono fermato qua nella D27, questa strada bellissima che arriva al mare. Mancano 40 km all'arrivo di oggi, ma non riuscivo a non fermarmi. E c'è ancora da vedere il canyon che è laggiù, ci sarà un punto panoramico pazzesco, già lo so. Però qua, ragazzi, ci sarebbe da fermarsi ogni secondo. Quanto è bello questo tour, ogni secondo. Dai, ripartiamo, vi porto come sul casco, sempre in silenzio perché non va l'audio. Credo che mi ripeterei dicendo che questo è un posto che ti lascia senza fiato. L'unica cosa che posso dire è che sarò qua in Croazia altri 2 giorni. Il viaggio era insomma 3 giorni. Pensavo di compattarlo tutto in un unico video, ma soltanto con tutto quello che ho visto oggi è impossibile. Quindi farò 3 video differenti, perché guarda che posti ti lasciano senza fiato. Tra l'altro qua l'asfalto è anche perfetto, quindi è anche godibile venire qua lungo la strada. L'orario del giorno è azzeccatissimo, sono le 6, ora mi mancano gli ultimi 20 km e andiamo a meta. Sono arrivato nella mia camera da 21,42 euro a notte, grosso upgrade rispetto a ieri. Letto pulito, bagno pulito, decoroso e soprattutto, guarda che vista, tac, mica male, una bellissima vista qua fuori sulla... questo qua è il mare, una rientranza del mare. Naturalmente voi dal video non sentite la puzza di pesce che c'è fuori, però non è che si può avere tutto. Stanno cucinando pesce, una roba incredibile. Bene, io direi che chiudo qui il video di questa prima giornata di viaggio. Gli altri 2 video li farò uscire le 2 settimane successive. Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti. La traccia la trovate sotto, gratuita, in descrizione, come sempre. Se volete lasciare qualcosa, a me fa sempre piacere. Mi aiutate nelle spese, nel mandare avanti la baracca, il canale, e portarvi sempre contenuti interessanti. Link alla mia attrezzatura per la moto sempre qua sotto, tutte le mie borse, le robe che uso, trovate tutto sotto in descrizione. Noi ragazzi ci vediamo la prossima settimana col proseguo di questo viaggio. Ciao.